Le notizie del TG Ora. Omicidio per motivi passionali in provincia di Avellino. Il presunto responsabile, un uomo di 52 anni, è stato arrestato dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il 52enne, un agricoltore originario di Montaguto, avrebbe ucciso a coltellate un uomo di nazionalità albanese, accusato di avere una relazione con sua moglie. I due si sono dati appuntamento per un chiarimento in un parcheggio in contrada Camporeale, del territorio di Ariano Irpino, nei pressi della Statale 90, dove sarebbe avvenuto il delitto. Il presunto assassino è stato fermato alla guida della sua auto da una pattuglia di carabinieri in perlustrazione. Corteo ieri sera a Napoli, nelle strade di Forcella, per ricordare il 27enne Michael Russo, vittima innocente della camorra, ucciso per errore a colpi di pistola la sera del 31 dicembre scorso durante una scorribanda di persone armate in sella a motorini. Salvate i nostri figli e il grido d'aiuto alle istituzioni lanciato dalla signora Lina, la mamma di Michael Russo, insieme ad altri parenti di vittime innocenti di camorra presenti al corteo, tra loro i genitori di Jenny Cesarano e di Luigi Galletta. 4 avvisi di garanzia sono stati notificati ad altrettanti medici nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Gabriella Cipolletta, la 19enne che ha perso la vita all'ospedale Cardarelli di Napoli durante un intervento di interruzione di gravidanza. Si tratta dei 4 medici che erano in sala operatoria, il ginecologo e l'anestesista che avviarono l'intervento e gli altri 2 colleghi che subentrarono nel momento in cui le condizioni della ragazza di Mugnano si aggravarono improvvisamente. Per tutti l'ipotesi di reato contestata è omicidio colposo. Gli agenti della Polizia di Stato hanno posto sotto sequestro una struttura alberghiera di Licola, alla periferia di Giugliano, che nei mesi scorsi era stata adibita a centro per l'accoglienza di profughi. I circa 300 ospiti sono stati trasferiti. Il sequestro è stato disposto dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale procura, a seguito delle indagini condotte dagli agenti del commissariato di Giugliano. Gli agenti del reparto prevenzione crimine Campania hanno arrestato ieri sera a Napoli 3 persone di 23, 24 e 28 anni di nazionalità romena, responsabili di rissa e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In via San Severo a Capodimonte i poliziotti hanno notato i 3 che si aggredivano furiosamente a vicenda. Uno di loro era anche in possesso di un coltello. I 3 romeni sono stati arrestati, mentre 3 agenti sono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici per contusioni varie. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi torna in Campania. Sarà domani mattina alle 10 alla Reggia di Caserta, insieme con i ministri Franceschini e Pinotti. Al suo arrivo Renzi, oltre alle sale storiche, farà un sopralluogo a porte chiuse nei nuovi locali completamente vuoti con i 2 ministri e con il direttore di Palazzo Reale, Mauro Felicori. Nella seconda parte della giornata il Premier incontrerà i giornalisti al Teatro di Corte, da dove annuncerà i progetti di rilancio e accenderà i riflettori nazionali sul massimo monumento casertano. Ed è da questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione.